Direttore responsabile Gabriele Rossi, oggi conferenza stampa di presentazione di una rivista, giusto Soave i Delicius è il nome, di cosa si tratta? Soave i Delicius, la natura che diventa cibo. L'Abruzzo è forte e questa rivista è un mezzo che serve a tutti i produttori enogastronomici della nostra terra per portare al nord, nelle maggiori città del nord, i loro prodotti. È uno strumento bello, perché è una rivista di cultura del cibo, e si chiama Soave i Delicius perché mia nonna, quando andavo al mercato con lei, ero bambino, rivolgendosi ai produttori, a chi portava al mercato i prodotti, diceva, ecco, queste sono soavità, sono delizie. Ecco, oggi il termine delizie a livello internazionale è delicius, la soavità è la garanzia dei nostri, di qualità dei nostri prodotti. Noi vogliamo farli conoscere al nord, nelle città industrializzate, dove c'è un mercato di 4 milioni e mezzo circa, queste sono le statistiche, di potenziali clienti. E la sfida è portare le nostre qualità, i nostri prodotti, i formaggi, i vini, l'olio, in queste realtà. La rivista sarà distribuita in tutte le città del nord, 200.000 copie, per arrivare a circa 1 milione di contatti in uffici pubblici, case, quindi arriva direttamente al pubblico, al cliente finale. Qual è il programma? Domani abbiamo una convention a Civitella del Tronto, dove affronteremo, come dire, dal punto di vista scientifico, ci sarà la presenza del nostro caporedattore Pier Francesco Lisi, che è un giornalista esperto di enogastronomia, un enologo, e affronteremo dal punto di vista scientifico con il patrocinio della Regione Abruzzo e della Regione Marche, perché la rivista è un progetto fatto insieme anche alla Regione Marche e alla Regione Umbria. Affronteremo scientificamente il discorso sul mercato della produzione e della distribuzione di questi prodotti. Poi il 25 ottobre siamo ospiti di Linea Verde di Rai 1, perché il conduttore di Linea Verde, Massimiliano Ossini, sarà il conduttore della convention domani a Civitella del Tronto. E questo, insomma, ci fa onore, perché Linea Verde è un marchio riconosciuto di qualità e si sposa molto bene con Soave e i Delicius. Direttore della società editrice Croma, Daniele Spina, come nasce questa iniziativa e a chi è rivolta nello specifico? Allora, è un'iniziativa rivolta soprattutto ai tantissimi piccoli e piccolissimi produttori di alimenti che sono presenti nelle regioni Marche, Abruzzo ed Umbria, soprattutto perché ci siamo resi conto che non hanno, in molti, non hanno l'accesso ai grandi mezzi di comunicazione. E siccome risulta necessario nel mondo d'oggi riuscire a poter parlare direttamente alle persone, direttamente agli acquirenti, allora abbiamo voluto creare questa rivista, che è composta appunto di due parti: una parte redazionale in cui faremo cultura diciamo delle specificità tipiche dei nostri produttori, e nell'altra parte daremo spazio in ogni singola pagina a ogni singolo produttore che grazie alla rivista avrà modo di poter parlare poi su internet, perché ci sarà una rivista anche su internet identica a quella cartacea, avrà modo di raccontare la propria storia, avrà modo di metterci la propria faccia, avrà modo di parlare della propria azienda e del luogo e del paese in cui opera. In più ci sarà una grande fotografia dove offrirà questo pacco dei suoi prodotti. Logicamente, avendo noi accorciato la filiera, questi prodotti saranno molto convenienti dal punto di vista economico. Quindi abbiamo capito che dare uno storytelling, cioè la storia di ogni prodotto fatto da una persona vera, fatto in un'azienda tipica, con prodotti naturali, con prodotti selezionati, poteva essere questo binomio un mezzo importantissimo per riuscire a vincere la grande sfida dei mercati.